per favore. Sono il vero Nunzio Filomeno, miei cari amici vicini e lontani, buongiorno. Sono veramente consolato e commosso per aver riascoltato questa canzoncina, insomma lei chi è, che io cantavo allora, in altri tempi. Forse la regia mi trova troppo romantico, mi vorrebbe più asciutto, più stringente, più essenziale, più... Va bene, così, è ottimo! Le immagini che avete visto erano immagini abbastanza inedite di un uomo che si è spento oggi a 99 anni, Nunzio Filogamo, la voce storica del Festival di Sanremo. Noi ringraziamo Marco Giusti per questo pezzettino e per ricordare questo colto e galante personaggio della televisione in bianco e nero. Abbiamo in collegamento da Milano l'imperatore di Militello, il re del Novecento, Pippo Baudo. Eccolo. Ciao. Che con Nunzio Filogamo, che è arrivato a 99 anni, quindi lo auguriamo anche a Pippo Baudo, che fa parte della categoria conduttori presentatori. Ecco, con Nunzio Filogamo almeno due cose in comune. La prima, che è laureato in giurisprudenza, come era laureato Nunzio Filogamo, e perché nel 96, per una gaffe clamorosa che Pippo fece, allungò la vita. Per morto. Sì, allungò la vita a Nunzio Filogamo dicendo nel 96 che era morto già da molti anni. No, l'ho dato per morto ed ero accanto a Mike Bongiorno, il quale invece sapeva che Nunzio godeva ottima salute, mi ha subito rimproverato, mi ha detto: ma cosa dici? E io, insistendo, ho detto: no, a me risulta che sia morto. Ecco, ma meno perché? Male, dopo poi l'ho chiamato, gli abbiamo allungato la vita. Ma abbiamo delle cose in comune ancora, oltre ad essere laureati, lui è nato a Palermo, era siciliano. Ecco, no, tornando a questo fatto della gaffe clamorosa che gli allungò la vita di diversi anni, quella trasmissione di Mediaset era registrata, perché non tagliaste la gaffe? Ma io non riesco a capire per quale ragione poi gli autori abbiano lasciato questa gaffe, forse per farmi un dispetto, insomma, per amore di verità di registrazione. Comunque la gaffe, o per dimostrare forse che le tue gaffe erano addirittura superiori del tuo maestro Mike, che ci sta guardando da Cervinia, e lo salutiamo, perché forse domani sarà con noi. Quindi lo diciamo per gli amanti, diciamo, del genere. Ecco, Pippo, senti, un ricordo di Nunzio Filogamo quale potrebbe essere? Tu hai avuto modo di conoscerlo? No, Nunzio l'ho conosciuto benissimo, abbiamo fatto anche degli spettacoli insieme, e noi tutti, compreso te, dobbiamo riconoscenza a lui perché ha inventato il nostro mestiere. Lui ha inventato il modo di legare una parte di spettacolo e l'altra, insomma, lo spettacolo leggero. Era molto raffinato, come hai visto da quelle immagini molto, molto originali, era molto elegante, aveva parlar forbito, come si usa dire, aveva trovato questo slogan bellissimo: miei cari amici vicini e lontani, buonasera ovunque voi siate. E poi è stato il primo presentatore di Sanremo. Sì, ne ha condotti 5. Era molto spiritoso e molto autoironico. Infatti ha fatto anche i Tre Moschettieri di Nizza e Morbelli, e lì faceva il comico e anche il cantante. Ecco, dicevo, ricordavo al pubblico che non lo conosce, come le ragazze, per loro fortuna, giovanissime, che ha condotto 5 festival di Sanremo tra radio e televisione, e ha anche un record personale, perché è stato il primo epurato dalla televisione. Non so se sai che dopo aver fatto la radio e arrivato velocemente in televisione, per un fisico modesto, come dicevano i funzionari d'allora, fu rimandato alla radio. Quindi diciamo che per fortuna la televisione è cambiata, perché sennò io e forse anche te non saremmo qui adesso. Cosa faresti? Saresti, appunto, distrutto. Sarei distrutto. Ecco, no, senti, ma la verità vera è che la televisione voleva suoi personaggi. Allora, quando nacque la televisione, ci fu una specie di rivalità, perché la radio si riteneva la grande, diciamo, sorella, e la piccola sorella sarebbe stata la televisione. Allora la televisione volle creare propri personaggi. Al posto di Filogamo a Sanremo mandò un telecronista che era un giornalista prestato al varietà, infatti non ebbe grande fortuna, perché Filogamo, pur facendo la radio anche quando faceva la televisione, e aveva un fascino superiore. Peraltro anche Corrado, per esempio, nel suo passaggio dalla radio alla televisione dovette aspettare molto, perché dicevano: è un personaggio radiofonico non adatto ancora alla televisione.
Ancora recentemente Nunzio Filogamo dichiarò che avrebbe voluto condurre il Festival di Sanremo anche a 90 anni cambiando qualcosina. Allora tu ritorni dopo un esilio di 5 anni, come troverai questo festival dopo questo interregno delle Carrà, dei Chiambretti, dei Mike, dei Fazio e dei Raimondo Vianello? Distrutto, guarda, rovinato, io... sei la Nato, cioè il salvavita di questa manifestazione. Si parla di aria di restaurazione con cantanti come Paoli, come Reitano, come Patti Pravo. Che aria c'è, ecco, nuova o vecchia? Secondo me c'è del nuovo nel vecchio, ma moltissimo. Prima di parlare bisogna ascoltare le canzoni, perché vedi, tu hai fatto parte del cast di questi anni a cui ti riferivi. Però purtroppo sono stati anni con non belle canzoni, non colpa di Chiambretti, né colpa di Mike, né colpa di Vianello, né colpa della Carrà. Perché un festival si ricorda se ha soltanto belle canzoni. I personaggi di cui parlavi prima, che hai citato prima, hanno mandato al festival delle stupende canzoni. Io mi auguro che anche tu, caro Piero, faccia parte del cast di Sanremo per accorgerti quanto quest'anno ci sia di buono nella parte musicale dello spettacolo. Senta, Imperatore di Sanremo, ci sono già due patate bollenti. Nilla Pizzi, che vuole l'Oscar per la carriera, e Loredana Bertè, che vuole cantare. Riusciremo a vedere soddisfatti questi desideri? Io penso che per quanto riguarda la Pizzi qualcosa si farà, Nilla è nei nostri cuori. Nilla voleva partecipare come cantante, purtroppo la sua canzone, che era cantata insieme a un gruppo di ragazzi, non era, non voglio dire brutta, cioè non si intonava bene alla manifestazione, che poi Nilla sia un pilastro del Festival di Sanremo, non c'è dubbio, e ci ricorderemo di lei. E Loredana? Per quanto riguarda la Bertè sono stato molto preoccupato, ma pare che il dissidio tra Loredana e la casa discografica sia composto, e quindi io mi auguro tanto e faccio voti perché Loredana canti a Sanremo. Un'ultima osservazione, poi salutiamo l'imperatore del Festival di Sanremo. Anche Pippo Baudo soffre del conflitto di interessi, che sarà il tema della nostra puntata. Al Festival di Sanremo, sempre quando c'è lui, c'è sempre una bionda e una bruna. Non vedrete mai due brune, non vedrete mai due bionde. Adesso io vorrei sapere, le Arcuri, le Mezzogiorno e le altre, come dire, papabili che sono state presentate, hanno possibilità di partecipare in veste di vallette o sono nome bruciati e ci sono invece delle sorprese? Beh, io non posso dichiarare ufficialmente chi saranno. Saranno due, sicuramente. E lo comunicheremo il 5 a Sanremo nel corso di una conferenza stampa. Probabilmente questa mia fissazione di avere una bionda e una bruna sarà rispettata ancora stavolta, ma avremo due grandi personaggi, non vallette però, sono presentatrici, colleghi, animatrici. E con queste parole noi ringraziamo Pippo e ricordiamo Nunzio Filogamo con una bella canzone. Grazie Pippo, ciao, Nunzio. Ciao.